Ha aperto a Napoli il Museo della Pace, MAMT, un luogo per il dialogo tra le civiltà del Mediterraneo, paesi e istituzioni internazionali insieme per contrastare il terrorismo. Un'esperienza unica e affascinante attraverso 12 percorsi emozionali, tra cui un piano dedicato a Pino Daniele e un'area a Mario Molinari. Il museo è patrimonio emozionale dell'umanità. Così ai nostri microfoni Michele Capasso, ideatore e direttore del museo, che questa mattina, nel corso della conferenza stampa, ha annunciato l'apertura dei 12 percorsi espositivi. Il progetto del Museo della Pace nasce nel 1997, quando il presidente Capasso fa appello agli oltre 2.000 rappresentanti di 36 paesi riuniti a Napoli, dalla Fondazione del Mediterraneo, sulla necessità di dare alla pace un simbolo. Ai nostri microfoni lo stesso poi ha proseguito. Oggi è una giornata importante non solo per Napoli ma per il Mediterraneo e il mondo intero, perché questo museo non è un semplice museo, è una casa comune che accoglie, l'acronimo MAMT significa proprio tua mamma che ti accoglie, poi Mediterraneo, arte, archeologia, ambiente, musica, tradizioni e chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché l'obiettivo principale di questo museo e della Fondazione Mediterraneo che lo ha realizzato è di iniziare da oggi una nuova battaglia per stimolare i media affinché dedichino una parte del loro tempo a raccontare il bello, il buono e il vero che ci unisce. Noi siamo distrutti dalle notizie degli omicidi, degli assassini, delle guerre, dei terrorismi che stanno distruggendo e succhiando la speranza per un nostro futuro.